È stata inaugurata presso la sala a lui dedicata al Museo Civico Cremasco la mostra su Francesco Agello, l'uomo più veloce del mondo, di cui ricorre l'80° anniversario del record mondiale di velocità per idrovolante, raggiungendo in volo i 709,209 km all'ora, record rimasto tuttora imbattuto. Sposato con Gianna Manenti, cremasca, pur essendo nato a Casal Pusterlengo, Agello ha vissuto a Crema, tanto che la città ha voluto celebrare la sua affezione e memoria con una mostra che non solo ripercorre la sua storia, ma anche l'epoca a cui è appartenuto, segnata dal mito della velocità nell'arte, nella letteratura e nella storia. La mostra offre uno spaccato che non è relativo solo alla storia di Agello, ma ripercorre proprio il mito della velocità di allora e attraversa un periodo storico, quello del futurismo, quindi abbiamo anche rappresentazioni degli aeropittori proprio a segnare un passaggio storico importante, quello degli anni 30 nel nostro paese. Curata da Aldo Scotti, ingegnere aerospaziale, dalle varie associazioni del territorio, fra cui il Centro di Ricerche Galmozzi, nell'esposizione si trovano i ricordi dell'aviatore, abiti, medaglie e documenti dell'epoca, modellini e cartoline, ma anche l'evoluzione dei mezzi di locomozione, dalle bici alle moto alle auto, con i vari record raggiunti. Parte della rassegna è poi dedicata al futurismo e agli aeropittori, che esprimono il desiderio di libertà e superamento della realtà attraverso il movimento. Tra questi anche molte donne. Noi, attraverso la testimonianza della figlia, ne vogliamo ricordare una in particolare, la pilota ed aeropittrice Olga Biglieri, nota come Barbara, considerata da Marinetti geniale ed esponente di spicco del futurismo italiano. Poi lei si è messa a dipingere anche lei come i futuristi, perché Marinetti aveva visto un suo quadro piccolo e l'aveva invitata alla Biennale di Venezia. Quindi lei ha fatto questo quadro, ha partecipato alle mostre, alle Biennali di Venezia e alla Quadriennale Romana, fino al 42 praticamente.